Apriamo il cuore del ragazzo e tutto quello che troviamo è del banalissimo tessuto fibroso non infettivo. Come abbiamo fatto a sbagliare? Matti aveva la febbre. È peggiorato quando gli abbiamo abbassato le difese. Un'infezione... Certo. Non è colpa nostra. Tessuto fibroso. Qualcosa trasforma la sua valvola mitralica sana in cartilagine. Tessuto fibroso, milza ingrossata, febbre. Sembra autoimmune. Le patologie autoimmuni non passano nel midollo osseo. È ancora un donatore. Datemi la conferma e io procedo. Lupus e Béchet sono le più probabili. Servono gli ANA e un Paterji test. Potrebbe essere un'infezione. La mia memoria non è più quella di un tempo, ma non l'abbiamo esclusa 8 secondi fa. Non ha danneggiato la valvola, ma non vuol dire che non sia nell'organismo. E ha l'indubbio vantaggio di mettere d'accordo tutti, così... Peccato però che condanni a morte il fratello grande. E questo è il tuo obiettivo? Un risultato migliore? Esatto. Hanno un figlio con la leucemia ed un altro con una patologia autoimmune. Ne starei alla larga durante i temporali. È questo il tuo obiettivo, che sono sfortunati? Esatto, ma possiamo salvare il fratello. Il registro dei donatori ha trovato una compatibilità 4 su 6. 6 su 6 e 2 in più di 4 su 6, no? Insomma, lo so che la differenza è piccola, ma significa che avrà la GVHD, il midollo attaccherà all'organismo e morirà tra spaventosi dolori. Scoprite che tipo di autoimmune è. Questa autoimmune è meglio o peggio di una valvola nuova? Dipende dal tipo di patologia. Se prese in tempo, molte sono curabili. Quanto ci vorrà per i test? Questo è un altro fatto positivo. Ci sono migliaia di infezioni possibili, ma sono poche le patologie autoimmuni. Avremo la risposta in poche ore. Ehi, dottoressa. È grave.